Di nuovo in diretta con il sindaco Risponde, la linea diretta che mettiamo a disposizione dei cittadini padovani con il sindaco di Padova Sergio Giordani tutti i martedì sera. Io vi ricordo ancora una volta che potete partecipare alla trasmissione, vi agevoliamo ancora una volta i numeri con i quali potete porre le vostre domande, le vostre richieste al sindaco Giordani, ci potete telefonare allo 049 80 777 53 oppure potete mandarci un SMS al 345 334 1171. Poi noi ovviamente li leggeremo in diretta, così come leggeremo le mail che arrivano alla casella di posta dedicata il sindaco risponde chiocciola gruppotv7.com. Abbiamo sindaco altri quattro messaggi, quindi Elisabetta, andiamo pure a leggere il primo, la prima richiesta al sindaco. Il tram ha diviso un quartiere come la guizza. Ora la super guizza sta dividendo ancora di più il quartiere dove l'avete applicata. Non c'era bisogno, in quanto tra dossi e curve più di 30 all'ora non si poteva andare. Mi sembra un progetto fallimentare, ma soprattutto imposto senza nessuna richiesta dei cittadini. Questo messaggio, insomma, un po' invece critico nei confronti del tram, sindaco. Sì, forse più che altro quello che stanno facendo rispetto alle scuole, Certo, 30 sì, prima il all'ora, tram, i esatto, 30 poi. all'ora di fronte alle scuole, di fronte agli asili. Io so che è stata accolta abbastanza bene questa cosa. Chiaramente forse abbiamo sbagliato qualcosa all'inizio, non è stata spiegata bene. Però ho visto che non è niente eccezionale, sono solo rispetto alle scuole per quanto riguarda il transito. È stata forse venduta a suo tempo in maniera sbagliata, però so che l'ulteriore riunione con gli abitanti è stata accettata bene. E se, per carità, se sbagliamo qualcosa, basta tornare indietro, non facciamo guerra di religione. Per cui io penso sia una cosa positiva, da quello che mi ha spiegato. So che è stato, ripeto, venduta male. Forse adesso, nella seconda riunione che è stato fatto, o so che è stato molto meglio. Se abbiamo sbagliato, ritorniamo indietro. Però si tratta solo rispetto delle scuole di asili, come passato auto, via dicendo. Giusta precisazione questa allora. Andiamo anche con il secondo messaggio, leggiamo la seconda richiesta al sindaco. Buonasera, vorrei sapere se e come i lavori alla ex scuola Montegrappa, zona Montà, saranno così incisivi da disturbare la scuola dell'infanzia accanto. E a proposito, è stato stabilito chi entrerà in quei 9 alloggi da 40 metri quadrati? Si parlava di persone disagiate, di secondo livello, separati, famiglie in crisi, eccetera. Ma l'amministrazione si rende conto, che a fianco c'è una scuola? L'ex Montegrappa, Io quindi so, siamo a Montà. allora, a suo tempo è stato fatto un bando, amministrazione precedente, per questa tipologia di persone. Non è nostra intenzione far sì di creare problemi in quartiere. Per cui alla fine saranno mamme col bambino piuttosto che padri separati. Non vedo nessun problema. È stato un po'. A suo tempo il bando è stato fatto nel senso precedente in maniera diversa, Certo. ma non è nostra intenzione creare problemi nel quartiere, Creare problemi, assolutamente. Abbiamo disagio o detto, l'ha quant'altro. già spiegato l'assessore, ha spiegato Michelisi, ha spiegato Martanani, tranquilli, non c'è nessun problema, do garanzia piena di questo, 100%. Perfetto, andiamo anche con il terzo messaggio, sentiamo la terza richiesta di questo giro di messaggi per il sindaco di Padova. Mi complimento con il sindaco e con TV7 per l'ottimo servizio che questo programma fornisce. Vi ho inviato via SMS la scorsa settimana una segnalazione che è stata letta in trasmissione. Testimonio che sono stato poi contattato dalla segreteria del sindaco, che ha raccolto i dettagli e mi ha successivamente informato. E questo ci fa piacere. Fa È parte. l'obiettivo un po' di questa Sì, trasmissione anche. l'obiettivo è essere vicino ai cittadini, dare risposte. Mi sembra normale fare questo, nel senso, ma anche quando incrocio gente per la strada che chiede, non so tutto, ripeto, però cerco, se non sono capace di dare risposta subito, do molto velocemente. E il mio obiettivo è sempre Padova, non ho altri obiettivi. Mi interessa la città, mi interessa fare cose fatte per bene, fare assieme con gli altri, non essere litigioso, essere tranquillo. Abbiamo una città splendida e di conseguenza, tutti assieme lavorando, possiamo ulteriormente migliorare la qualità di vita e lo stiamo dimostrando.
Esatto, e quindi insomma ovviamente noi continueremo a fornirvi questo servizio perché insomma veramente i feedback sono positivi e poi è anche giusto che effettivamente i cittadini ricevano poi risposte dalle istituzioni. Anche per le piccole cose, io capisco anche la lampadina, la buca, sono cose che per ognuno di noi sono importanti, però invito veramente, è vostro diritto chiedere, nostro dovere rispondere, velocemente, più velocemente possibile. C'è un'app nel comune che... Bene, automaticamente va in lavori pubblici, per cui qualsiasi cosa, ma non sono ancora abituati, non viene conosciuta, però, oppure la telefonata se uno vuole usare l'app, noi interveniamo. Vi garantisco, ma anche nel passato, quando non ero sindaco, io lo utilizzavo spesso volentieri, non c'era l'app. Certo. Io ho ancora in memoria il telefono, tutti i numeri di telefono per quanto riguarda sistemazione della strada, la buca, la lampadina, qualsiasi cosa, è un vostro diritto. Pretendere che noi siamo bravi a rispondere immediatamente e risolvere il problema. E allora noi velocemente andiamo a leggere il terzo messaggio di questo giro, perché ovviamente il tempo stringe, speriamo di riuscire a dare più risposte possibili anche nel corso di questa puntata. Andiamo a leggere il terzo messaggio per il sindaco. Quarto e ultimo messaggio di questa serie. Buonasera signor sindaco, nei nostri bei giardini dell'arena ci sono tutti i confini che delimitano le aiuole che meriterebbero una vera e propria ristrutturazione, in quanto sono ormai abbastanza fatiscenti. È possibile intervenire abbastanza velocemente, vista anche la concomitanza con i lavori del Parco Tito Livio? Grazie per l'attenzione, lo chiede Renato. È già previsto a bilancio l'intervento, mi ricordo quanto sia la cifra, ma è già previsto a bilancio. E come spero sia finito il più presto possibile il Parco Tito Livio. Veramente l'ho messo nel principio, ma ogni volta vado ogni 15-20 giorni a fare sopralluogo. C'è stato qualche piccolo intoppo negli ultimi mesi? Qualche piccolo intoppo, abbiamo trovato di tutto purtroppo sotto. In Padovani nel passato non sono stati molto educati, abbiamo trovato amianto, combustibile, ogni veramente un disastro. E ogni volta bisogna ovviamente bonificare l'area, fermarsi quei lavori. Far sì che vengano rispettati i vincoli ambientali, però veramente adesso io spero che entro la fine dell'anno sia finito, almeno non parlo delle palazzine, le palazzine sono private, sono un'altra cosa, ma che venga terminato il palo, c'è già il ponticello che va a collegarsi dell'arena e più spero che in primavera sarà messo come mi prendo in giro anche oggi in giunta. Il tuo prato fiorito non c'è ancora, lo so, sbaglio i tempi, ogni tanto mi faccio prendere entusiasmo, però vi garantisco avrà fuori un bellissimo, veramente bello, e quando sarà ristrutturato le palazzine sarà ancora più bello. È un'area importantissima per la città, perché ricordo anche che sono due aree, un turimento importante per quanto riguarda il PP1 e IFI, tecnicamente vuol dire via Trieste di fronte a Chiesa della Pace, che i privati stanno cominciando, è stato un periodo di crisi enorme per loro. Ulteriori imprenditori sono dati da fare, sono messi in bonus sull'aspetto dei debiti che c'erano, e io penso che ripartiranno a brevissimo tempo, e anche queste sono due aree enormi, 150.000 metri quadrati che vengono finalmente riprese e sistemate, passare una linea del tram, verrà modificata la stazione, veramente sotto l'aspetto progettuale stanno facendo tantissime cose. E anche sui giardini della rete siete intervenuti molto, perché adesso è diventato veramente un luogo di aggregazione che ha cambiato completamente volto rispetto agli anni. I complimenti che abbiamo ricevuto, ma anche da non solo dai padovani, ma anche da gente esterna, sono giardini bellissimi. Una volta era un luogo di spaccio e vendita di biciclette rubate. Adesso c'è gente che passeggia, che si legge, che va per le spritz, bellissimo, veramente bello. Abbiamo una telefonata, buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Sì. Buonasera, sono Silvana. Buonasera. Silvana, da dove chiama? Chiamo da Padova. Che quartiere? Il quartiere è Zona Montà. Ok, faccia pure la sua domanda al sindaco. Ecco, sindaco, buonasera. Volevo farle due domande. Perché nella zona in cui abito io abbiamo in sostanza un fossato molto lungo. Le dico la via? Sì, sì, grazie, sì. Si chiama Via Tevere. Ecco, in questo fossato, quando facciamo le passeggiate, perché è una zona molto verde,
si vedono proprio dei rifiuti di grandezza estrema, televisori, ruote, cose oscene in mezzo alla natura, e si soffre a vedere queste scene, sindaco. Non sappiamo come fare, come bloccare questi atteggiamenti. È un insulto alla natura, ai cittadini. E l'altra segnalazione? E la seconda, che sempre in questa via Tevere ci sono persone che corrono senza limiti di velocità. Io ho una bambina piccola di 8 anni, sono terrorizzata perché corrono, cioè velocità assurde, perché essendo una strada stretta, poco frequentata, perché c'è via Due Palazzi e poi c'è via Tevere, lì proprio danno il massimo di se stessi senza rendersi conto che sono dei criminali. Grazie, grazie per la sua telefonata, continuo a seguirci. Sindaco, la risposta. Beh, per quanto riguarda questo fossato pieno di rifiuti, farò intervenire ovviamente a giorni, domani, dopodomani, a PS. Mi dispiace, c'è gente che non si rende conto cosa fa, butta. Ma abbiamo uno, basta telefonare. E sì, la PS va a prendere a casa i rifiuti, è incredibile. Perché buttare in mezzo alla natura, in mezzo al verde, in mezzo ai fossati? Non riesco a capire. Il ricollo c'è riciclerie per i rifiuti. Abbiamo qualsiasi cosa, bisogna essere un po' civili e rispettosi degli altri. Anche dell'ambiente. Perché oltre ad essere un peccato, ma non c'è rispetto. Ma come si fa buttare un materasso piuttosto che qualsiasi altra cosa in mezzo al verde? Non riesco a capire. Comunque questa cosa l'avrà risolto domani, dopo domani, nel senso, farò fatto a favorire l'inizio di velocità, il discorso di prima, via della Brescia. Non faremo intervenire la polizia locale, ma se c'è, non è che possiamo mettere un poliziotto fisso là. Sì, soprattutto non riuscite, credo, a presidiare contemporaneamente tutte le vie della città. Padova è grande, per cui noi abbiamo 300 delle polizie locali, cosiddetti vigili, però non è facile presidiare tutta Padova. Io penso che stanno facendo la polizia locale un buon lavoro. Ovviamente si può fare meglio. Cercheremo anche i limiti di velocità di stare ancora più attenti. È veramente un problema di sicurezza, bisogna stare molto attenti rispetto agli altri. Un'altra telefonata, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera. Buonasera, mi chiamo Gabriella e chiamo da Padova. Da che quartiere, Gabriella? Dalla Mandria. Dalla Mandria, faccia pure la sua domanda al sindaco. Allora, io chiamo per lo spostamento del capolinea del 22, è spostato da via Monselice a via Malcesine. Ecco. Diciamo che questo spostamento ha creato moltissimi problemi nel nostro quartiere, perché le strade, sia la via Malcesine che via Carasi, sono inadeguate per l'autobus. Tra l'altro adesso abbiamo anche il passaggio di Corriere da Turismo, visto che c'è il problema del Green Pass, e nella via Malcesine praticamente passano a 4 metri dalle abitazioni, per cui c'è anche un aumento, c'è stato un aumento dell'inquinamento acustico, ambientale. Al mattino ci sono anche 3 autobus fermi al nuovo capolinea davanti all'asilo, e spesso hanno anche i motori accesi. Grazie Gabriella, grazie sindaco, la risposta è un tema, tra l'altro, questo molto sentito, perché ci sono arrivate anche a noi moltissime segnalazioni su questo tema. È vero, so che il assessore Aragona sta interessandosi in maniera puntuale alla faccenda, cercando di risolvere il problema. È stato spostato, forse dobbiamo pensarci prima un'altra volta, non siamo stati noi, Bus Italia, per cui è stato spostato capolinea credendo di fare un servizio. Invece abbiamo creato qualche problema, però garantisco che per l'assessore Agola sta in maniera puntuale, proprio cercando di risolvere il problema più velocemente possibile. Tutto quello che ha detto la signora è tutto vero. Sì, effettivamente noi a suo tempo siamo andati a verificare anche noi personalmente, effettivamente la strada è molto stretta. È vero, adesso modificare la strada ci vuole tempo, per cui 7-8 mesi non è il caso. L'assessore sta cercando una soluzione rapida. Sindaco, nei giorni scorsi avete presentato il
un po' il programma, insomma, relativo a tutti gli eventi di Natale. Ecco, che Padova si immagina lei in previsione del Natale? Velocemente, poi abbiamo un'altra telefonata. Ah, una Padova fantastica, veramente. Abbiamo assieme ai commercianti e a tutti i bar, ristoranti, abbiamo fatto un investimento molto importante, sia noi che tutti quanti i negozi, i bar, i ristoranti. Sarà una Padova magnifica, video mapping, luci, veramente sono entusiasta e avrà l'albero di Natale. Ma non, questo lo facciamo non tanto per aiutare il commercio, che va aiutato, ma perché è un segno di partenza, di fiducia. Il Natale è un periodo, le feste di Natale è un periodo straordinario sotto l'aspetto emotività, sotto l'aspetto di sentirsi diversi, sentirsi più buoni, più bravi. Per cui sarà un Padova, vi garantisco, magnifica. Buonasera, un'altra telefonata. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Parla da Altichiero, parla Claudio Galesso. Claudio, faccia pure la sua domanda al sindaco. Bene, signor sindaco, buonasera. Buonasera a lei. Senta, in data esattamente 27/4/2020, ho portato una petizione in comune di Padova con protocollo numero 2020-01-68-761-E, dove chiedevo a nome di tutti i condomini qui vicini, quindi 60 appartamenti, il ripristino dell'area del piazzale con tutti i suoi giochi che c'erano prima. C'è uno spazio verde che è stato veramente abbandonato dal comune. C'era un'altalena ultimamente che era che poteva anche adoperare un elefante, l'hanno portata via dicendo che era pericolosa, la balla più grande. All'inizio quest'area era piena di giochi, c'erano i bambini, venivano a giocare i bambini, venivano i nonni, e quindi era una gioia vederla in quest'area. E quindi chiedete che venga ripristinata sostanzialmente? Non ho capito la prima parte, perché parco, non ho capito bene. Era il parco di via Vipacco. Oggi in giunta abbiamo stanziato 2 milioni di euro per i giochi dei parchi, 2 milioni di euro, per cui verranno sostituiti moltissimi giochi che non sono la norma, messi di nuovi, perché quello che ha detto è veramente importante, è bellissimo vedere i bambini che giocano tutti assieme. Oggi proprio 2 milioni di euro stanziati per i giochi con l'assessore Chiara Gallari, per cui a breve vuol dire quei tempi dell'amministrazione comunale, a breve per me è domani. Che non sono i tempi che vorrebbe lei. Sì, non sono abituato ancora, per cui vuol dire che voglio fare la gara per i giochi, però garantisco che è una cosa molto importante e la Chiara Gallani sta occupandosi di questo. 2 milioni di euro, vi garantisco, sono tanti soldi per mettere a norma, sostituire, spostare giochi e mettere tutto a posto. Grazie Claudio per la telefonata, ovviamente continui a seguirci. Allora, siamo giunti al termine, sindaco, di questo appuntamento, di quest'altra puntata. Ovviamente chiediamo scusa per tutti i telespettatori che non sono riusciti, insomma, a porre in diretta la loro domanda al sindaco. Ovviamente rimedieremo poi nei primi momenti, insomma, nei primi minuti della trasmissione della prossima settimana. Io vi ricordo, oltre insomma ai numeri per interagire, però soprattutto ci tengo a ricordarvi l'indirizzo mail dedicato. Il sindaco risponde @gruppotv7.com. durante la settimana voi potete porci le vostre domande a questa casella email, ovviamente il sindaco vi risponderà in diretta la prossima puntata. Allora grazie sindaco Giordani per essere stato con noi anche in questa trasmissione, in questa serata. Grazie a voi, buona serata a tutti e vi ricordo che è il nostro dovere rispondere alle vostre domande, ai vostri problemi, è un vostro diritto pretendere noi il massimo. Cerchiamo di farlo, non sempre ci riusciamo. Però si fa il possibile. E grazie ovviamente anche a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti, a voi ovviamente l'invito è quello di rimanere in compagnia dei nostri programmi. Una buona serata. Grazie, buona serata a tutti.